insalata di fragole e fagiolini! Sì! Ciao a tutti e benvenuti sul canale, qui sulle nostre tavole, nella cucina virtuale, reale, insomma. A poche idee, ma molto veramente confuse. Molta confusione. Allora ragazzi, oggi io questo video non lo volevo fare. È vero, perché lui questa insalata non è piaciuta, mentre io la adoro. Ragazzi, è un'insalata vegana molto particolare. Lo sapete che a me d'estate piace sperimentare le insalate con la frutta. E girovagando sul web ho trovato questa ispirazione. Una insalata di fagiolini e fragole. Spostiamoci di là e vedrete che delizia. E con sommo gaudio di Gabriele, eccoci pronti per preparare un'insalata particolare, fresca ed estiva, insalata di fagiolini e fragole. Vedrete che squisitezza. Cosa ci occorre? Un 250-300 grammi di fagiolini. Io li ho pesati naturalmente da crudi, dopodiché li ho lessati con un pizzico di sale. Mi raccomando, dovete infilare il dito dentro, sì, così, sennò così va bene. E soprattutto lasciateli abbastanza croccantelli. Dopodiché 5 foglie di mentuccia fresca, un 7-8 fragole non troppo grandi, vedete la mia mano, insomma non sono i fragoloni enormi, sono fragole normali, queste essendo bio hanno ancora una forma normale. Un pochino di aglio granulare in polvere oppure mezzo spicchio d'aglio finemente tritato, 2 cucchiai di glassa di aceto balcanico, mi raccomando, se non è dei Balcani non è buono. 2 cucchiai di glassa di aceto balsamico, 2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe a piacimento. Cominciamo subito. Versiamo i 2 cucchiai di glassa all'interno di un contenitore un po' più grande per preparare la nostra vinaigrette che poi condirà l'insalata. Quindi aggiungiamo l'olio. 1, 2. Questi sono 2 cucchiai, quindi aggiungiamo una spolverizzata di aglio, non troppo. Perché non troppo? Poi prendiamo 5 foglie, 5-6 foglie di mentuccia, sminuzziamole dentro. No, prima questa vinaigrette. Prima uno. Quindi amalgamiamo ben bene la vinaigrette. Quindi prendiamo il nostro fagiolino e io lo taglierò leggermente, insomma non siate maniaci, psicopatici come me, voi potete lasciarlo anche intero, eh? Quindi prendiamo le fragole e tagliamole a fettine, così. Gli ingredienti sono pronti, versiamoli all'interno di una ciotolina. Prima di aggiungere la vinaigrette, salate e pepate a piacimento. Quindi adesso con una spatolina versate all'interno tutta la vinaigrette. Ma la panna quando si mette? Non ce n'è panna, ga. A me ne piace. Bravo, mescolate come se non ci fosse un domani. E voilà! E buona insalata di fagiolini e fragole. Chi la vuole assaggiare? Io! Fagiolini e fragole con Nubio Stupendo. Ora vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Se anche voi siete euroscettici, bene, lo sono anch'io, e quindi provate questa insalata dal gusto. E vi stupirete perché è buonissima. Le fragole con l'aceto balsamico sono buone, salate con il nubio di fagiolini sono spettacolari. Di solito i fagiolini si fanno con le patate, almeno qua in Sicilia, e le patate sono carboidrati. Una buona alternativa al carboidrato è la fragola, che rinfresca insieme alla mentuccia e che è una delizia, ve lo assicuro. Provatela e fatemi sapere. Non salate troppo il fagiolino perché sennò il sale spara in testa, quindi mantenetevi parchi e mangiate tanta insalata di fragole e fagiolini che fa solo bene alla salute e al bikini. Bene ragazzi! Sì! Bene ragazzi, se pensate che questa donna sia talmente pazza sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista culinario, condividete comunque questo video e mi raccomando, mettete un bel pollice in su, bravissimo! Bello ponchiolotto come questo! Come sai che è buono! Sai che è buono, benissimo! Sempre comunque! Bene, dal nostro 2 cuori e una cappa è tutto! Ciao! E noi ci rivediamo presto! Ciao! Sulle vostre tavole! Ciao!